Tanti hanno preso parte anche quest'anno al tradizionale cammino da San Vittore alla Madonnina del Grappa, che è entrato negli appuntamenti fissi e da non perdere per serenesi, bellunesi, veneti e non solo. Un'occasione di preghiera e raccoglimento, ma anche un momento per fare memoria dei drammi lasciati dalla Grande Guerra, oltre che per gustare appieno il paesaggio attraverso un percorso che attraversa la montagna. Da oltre 100 anni le genti venete salgono in vetta per pregare la Madonnina e per salutare i 23.000 giovani sepolti nel Sacrario. Il tragitto è lungo circa 43 km, ma non presenta particolari difficoltà. Si parte molto presto la mattina del sabato con ritrovo al santuario in direzione del campo base alla Conca delle Bocchette a Seren del Grappa. I partecipanti, in media circa 300, in arrivo anche da altre regioni italiane, si fermano in genere a dormire a rifugio Bocchette, i più temerari passano la notte all'esterno tra il fieno. La domenica poi si riparte presto da Serenna per arrivare a Cima Grappa, dove si attende il tripode, ossia la fiaccola. Finita la cerimonia si ritorna alle Bocchette per un momento di convivialità tutti assieme. Alle 6 si parte. Dopo l'accensione delle fiaccole, i due rappresentanti, anche quest'anno un alpino e un bersagliere, scendono dalle scale del viale del santuario e iniziano la discesa che li porterà a passare i paesi di Villaga, Tomo, Porcenna, Rasai, Seren del Grappa e via via fino ad arrivare al campo base delle Bocchette. Tomo, la prima tappa e la cerimonia in onore dei caduti con la benedizione di Don Valerio, partenza poi per Porcenna e primo ristoro. Fratelli d'Italia, l'Italia celesta, dell'erbo di Scipio se cinta la testa. Tu hai misericordia per tutti i nostri fratelli che ti appartengono per la loro fede operosa. Noi li raccomandiamo a te, sia che vivano ancora nel loro corpo mortale, sia che abbiano già raggiunto la vita eterna. Per l'intercessione dei tuoi santi e per la tua clemenza, concedi loro il perdono di tutti i peccati. Ogni anno, durante il cammino, avviene l'incontro con il Vescovo e quest'anno la tappa è stata fatta a Serenna, dove è stata inaugurata una scultura, opera dello scultore locale Gianni Scopel ed una fontanella. Io sono anch'io molto sorpreso nel vedere questa partecipazione, ma anche così come siete composti. Lui addirittura ha detto ci sono anche stranieri, ma siamo tutti stranieri e siamo tutti in cammino come dimostrerete oggi.
e siamo tutti bisognosi gli uni degli altri, come di fatto un cammino condiviso così vuole un pochettino stimolarci, educarci. Penso che sia davvero bello quello che in questi due giorni condividerete. Penso che questo bisogno di camminare ci dia anche il senso vero della vita, delle cose importanti che dobbiamo cercare, ritrovare, ed è anche bello, penso, che questa valorizzazione, si diceva, della storia. La storia non è, come dire, un magazzino nascosto. La storia è vita, la storia ci fa guardare avanti, ci fa camminare la storia. E allora è anche bello che lo sentiamo vivo, quello che è stato così realizzato nel passato. Mi colpisce molto questi due segni che questa mattina, benedicendo anche tutti voi questo cammino che farete verso il Grappa e verso quella significativa immagine della Madonna. Lo sapete che anch'io, venendo dall'altra parte, avendola fatta non so quante volte quella salita al Grappa e celebrato tante volte lassù, quell'immagine lì ci ricorda una storia che è ancora viva, ancora presente, non tanto per il dramma, la tragedia immane della Prima Guerra Mondiale, per tutti, anche per chi l'ha vinta. Vinta, per modo di dire, si dice così. Ma quella immagine ha ricordato a chi ha combattuto lassù, ha ricordato le cose essenziali della vita, una maternità di cui ci portiamo dentro tutti, essere stati generati alla vita. Ognuno di noi è un dono, nessuno si è fatto. Una madre ce lo ricorda questo, la Maria in modo particolare. Mi azzardo a darvi un suggerimento, provateci. Le volte in cui in questa giornata vi salutate, dite alla persona beato te, beata te, va bene? Così tiene viva questa pagina. Domani mattina vi alzate lassù alle bocchette, dite beato te, beata te, va bene? Ok, a voi pellegrini, preghiamo. Dio misericordioso, tu provvedi a chi ti ama e sempre dovunque sei vicino a chi ti cerca con cuore sincero. Assisti questi tuoi figli nel pellegrinaggio e guida i loro passi nella tua volontà, perché protetti dalla tua ombra nel giorno e illuminati dalla tua luce nella notte, per la maternità anche di Maria, possano giungere alla meta desiderata. Per Cristo nostro Signore. Amen. A questo punto i camminatori, come li ha chiamati più volte il Vescovo, si sono incamminati dapprima verso Rasai, quindi a Serendel Grappa, procedendo e passando attraverso San Siro e via via attraverso i vari ristori, scendendo la Vienne e da lì un tratto in salita verso le Valpore e poi da lì di nuovo hanno raggiunto il campo base alle Bocchette. La gran parte dei partecipanti ha potuto rifocillarsi e passare la notte su delle brandine messe a disposizione dell'ottima organizzazione. La sveglia l'indomani suona presto, la domenica mattina, dove sia chi ha dormito sul posto e chi ha raggiunto le Bocchette in macchina assiste all'alzabandiera e alle ultime indicazioni impartite sia dal presidente dell'associazione Monte Grappa, Loris Scopel, sia da Livio Scopel. Italia! Ah, intanto so che avete dormito bene, siete belli riposati, pronti per fare l'ultimo pezzo per arrivare a Cima Grappa. Allora, due note così veloci: noi arriviamo adesso con i pellegrini a Cima Grappa. Quando arriviamo su della salita, prima di arrivare all'ossario, dovremmo dover indossare la maglietta gialla, che è il simbolo dei pellegrini. I pellegrini, quindi, hanno iniziato la salita verso Cima Grappa per assistere alla cerimonia di commemorazione. Alla
all'alba del 4 agosto 1901 circa 10.000 persone d'ogni età e condizione, giunte dalle varie diocesi del Veneto, si facevano pellegrine con il patriarca di Venezia, Cardinal Giuseppe Sardo, futuro Papa Pio X, verso la cima del Monte Grappa. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Da questa celebrazione delle montagne, da questo sacello dedicato alla Vergine Santissima, da questo sacrario dove riposano migliaia di caduti di entrambi i fronti, dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato, portate via tutti, portiamo via tutti un messaggio di fede e un messaggio di pace. Un messaggio di fede e un messaggio di pace. E cerchiamo ciascuno nell'esercizio delle sue responsabilità, piccole o grandi che siano, di viverlo e di testimoniarlo, a gloria di Dio e per il bene degli uomini. E con questi pensieri riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. E a tutti voi che celebrate con fede la memoria della Madonna del Grappa, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. L'inizio della cerimonia, con i saluti di rito, precedono la salita dei vari labari, dall'esecuzione dell'inno austriaco-italiano, dell'inno europeo, fino ad arrivare all'accensione del braciere da parte di un rappresentante dei pellegrini di San Vittore, da un rappresentante del Gemma di Crespano e dei camminatori di Bassano del Grappa. Li accogliamo con quello spirito che si deve alla storia, alle vicende delle nostre comunità, a quanti ci hanno preceduto e a quanti hanno saputo rendere onore al valore dell'uomo e delle proprie origini. Sacrificio del popolo italiano. Semplice ed umile, fuori di retorica, ma che ci rinsalda a quel 4 agosto 1901 in cui la Madonnina del Grappa riceveva la benedizione da parte di colui che sarebbe diventato poi Papa Pio X e veniva intitolata a protettrice delle genti del Veneto.
Dopo il saluto iniziale del sindaco di Crespano del Grappa, Annalisa Rampin, ha preso la parola il generale di Corpo d'Armata, il sottosegretario Giorgetti, in rappresentanza del governo, e la ministra Erika Stefani. Onorevole Giorgetti, vorremmo sapere com'è la situazione per quanto riguarda la sistemazione di Cima Grappa e la sistemazione generale anche della Galleria Vittorio Emanuele. So che c'è un progetto seguito dalla comunità montana del Grappa e da tutto il massiccio del Grappa e di tutti i comuni, 18 comuni del massiccio del Grappa, insieme al Comitato del Centenario, per portare a termine questa manutenzione. Possiamo sapere qualche anticipazione se c'è la volontà di portarlo a termine? Allora, diciamo che la struttura di missione che c'è la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha lavorato, progetti ci sono, alcuni sono in fase più avanzata e già finanziati, altri, la verità, non sono ancora finanziati. Quello che posso dire di sicuro è che a settembre inizia la demolizione della struttura NATO, che insomma rappresenta fatiscente e rappresenta un'altra ferita al contesto ambientale. E poi un passo per volta, come il passo dell'Alpino, vediamo di arrivare a fare tutto. Onorevole Stefani, com'è la situazione a livello governativo per gli interessi per il Cima Grappa e quali sono le iniziative che eventualmente ci possono essere? C'è una grandissima attenzione, Cima Grappa rappresenta un luogo sacro, sacro alla patria, sacro alla nazione, sacro a tutti, c'è la più ampia, ma veramente la più ampia disponibilità ad affrontare tutte le tematiche che la riguardano, anche perché questo luogo porta con sé i grandi valori, un grande ricordo di quanto è accaduto e quanto non dovrà mai accadere. Una celebrazione come quella di oggi, con una messa officiata direttamente proprio dal cardinale Parolin, ci ha inorgoglito ancora di più, inorgoglito di essere veneti, inorgoglito di avere la Cima Grappa anche nella provincia di Vicenza, e io da vicentina non posso che non guardare queste montagne con un grandissimo amore, un ricordo di una sofferenza, ma anche un momento di poter assicurare quella giusta riflessione, la giusta meditazione di cui tutti abbiamo bisogno. Io penso che Cima Grappa sia un luogo, oltre che di memoria, di dolore, sia un luogo sicuramente che possa avere una grandissima forza dal punto di vista turistico, attrattiva, e quindi io ringrazio anche tutti voi del Cammino delle Dolomiti che attraverso questa iniziativa e questo percorso e questo cammino che voi fate ravvivate quello che l'interesse attorno a questo sacrario, che penso ha veramente dei valori fondamentali ed importanti nella sua interiorità. Ai cari amici del Cammino San Vittorio Cima Grappa, che io ho un grande ricordo soprattutto di Scopel, del fondatore Franco, della moglie, della figlia, io pur non conoscendoli e non avendoli mai visti, ma da Roma mando sempre un messaggio e una presentazione al loro pellegrinaggio. Quest'anno abbiamo la fortuna di incontrarci fisicamente, questa è una grande gioia, un saluto a tutti e arrivederci il prossimo anno.